Recentemente alla Grecia è stato imposto un nuovo pacchetto di misure drammaticamente pesanti, in cambio di quella che viene chiamata una tranche di aiuti dell'importo di circa 31 miliardi e mezzo di euro. Questi aiuti arriverebbero dalla Troica, ovvero Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e Commissione Europea. Ma fondamentalmente che cosa sono queste misure, questi tagli? Ebbene, sono provvedimenti, in alcuni casi addirittura retroattivi, su salari, stipendi, pensioni, oltre all'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni. In realtà, la Grecia aveva già ricevuto un pacchetto di aiuti nel marzo scorso dalla Troica per un importo di 130 miliardi di euro. Ma rispetto a questi aiuti c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non torna, anzi, c'è qualcosa di assurdamente, paurosamente folle. A partire dallo stesso termine, dal termine aiuti. Si ostinano a chiamarli aiuti, ma sono veramente tutt'altra cosa. Si tratta di prestiti da dover restituire con relativi interessi. Ad esempio, rispetto ai 130 miliardi ricevuti dalla Grecia, ebbene, la penisola ellenica dovrà restituire nell'arco di 20 anni la somma di 274 miliardi di euro, ovvero oltre il doppio di quanto non le sia stato concesso sotto forma di aiuti. Ma non solo, di questi 130 miliardi il 52% è andato alle banche internazionali, il 23% torna alla Banca Centrale Europea, il 20% è andato alle banche private elleniche e solamente il 5% è finito nelle casse dello Stato greco, che tuttavia dovrà rifondere, dovrà restituire il debito per un importo di 274 miliardi. Un mostruoso il meccanismo. Sarebbe dunque questo l'aiuto? È un atto di killeraggio verso i cittadini, non ci sono altri termini. Ma a proposito di aiuti, attenzione, si tratta degli stessi aiuti ai quali sembra dover far ricorso la Spagna, degli stessi aiuti che vengono promessi qualora l'Italia andasse in particolare difficoltà. Sono quegli aiuti che si nascondono spesso sotto la sigla oramai nota del MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, o di qualche altra diavoleria che l'Europa ci spaccerà come salva stati, quando in realtà altro non è se non un provvedimento salva banche. La storia dei cosiddetti aiuti alle nazioni europee, ai paesi membri dell'Europa, insomma, è di lunga data e dal punto di vista storico sicuramente il piano di salvataggio più noto è quello cosiddetto piano Marshall. E allora vediamo di capire se ci sono dei meccanismi o delle similitudini che sono in qualche modo ravvisabili in comune fra quelli che erano gli aiuti di allora e quelli che sono gli aiuti di adesso. Il piano Marshall deve il proprio nome al loro segretario di Stato, appunto degli USA, che di nome faceva George Marshall, ed era un piano che era stato concepito ufficialmente non solo per contrastare il blocco sovietico, ma anche per ricostruire un'area, appunto l'Europa, che era devastata dalla guerra. Serviva inoltre per rendere in un qualche modo prospero nuovamente il vecchio continente, così è la propaganda ufficiale. Per ammodernare l'industria e per rimuovere le barriere al commercio. I bisogni dell'Europa per i prossimi 3 o 4 anni, cibo, materie prime, carburanti, sono molto più grandi rispetto alla capacità di acquisto e di importazione da parte di questa zona, specie dagli Stati Uniti. E serve quindi un grande sforzo affinché non ci sia un totale deterioramento economico, sociale e politico. Il rimedio sta nel rompere il circolo vizioso, nel ripristinare la fiducia degli europei nella ripresa economica futura. Non è un discorso di oggi, ma è un estratto dell'intervento di Marshall ad Harvard nel 1947. Da lì a poche settimane gli Stati Uniti crearono le agenzie nazionali e gli strumenti internazionali per i negoziati per la concessione dei cosiddetti aiuti all'Europa. Il piano Marshall fornì una piccola percentuale di aiuti a fondo perduto, ma principalmente un ammontare enorme di prestiti con relativi interessi a lungo termine che consentirono allora agli stati europei di finanziare gli acquisti proprio negli Stati Uniti. La portata di questi prestiti, aiuti se vogliamo,
è tracciabile, come nel caso dell'Irlanda che, pensate, ottenne circa 146 milioni di dollari in prestito attraverso il piano Marshall, ma solamente 18 milioni a fondo perduto. E nel 1969, a oltre 20 anni dall'avvio del piano Marshall, del cosiddetto quindi piano di salvataggio, l'Irlanda aveva un debito imputabile al piano Marshall per 31 milioni di sterline rispetto a un totale debito estero di 50 milioni di sterline. Quindi tre quinti dell'importo erano imputabili al piano Marshall, del debito. Ma torniamo al piano Marshall. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le nazioni europee avevano praticamente esaurito la loro possibilità nelle riserve di valuta estera ed erano necessarie queste, per gli accordi che erano in vigore, per poter acquistare i beni di prima necessità di cui vi erano un enorme bisogno in quel periodo. Fra l'altro, apro e chiudo la parentesi velocemente, l'Italia era già stata invasa dalle Ammire con lo sbarco cosiddetto dagli alleati in Sicilia, una moneta fatta dagli Stati Uniti che fondamentalmente ci aveva già reso dipendenti da loro. Ma, ripeto, torniamo al piano Marshall, attivo dal 48 al 51. Questo rappresentò l'unico modo per poter ottenere quindi la valuta e i prestiti necessari per poter acquisire i beni di cui c'era bisogno direttamente dagli Stati Uniti. E in questo modo gli Stati Uniti poterono affermare una posizione di assoluto predominio a livello europeo. Detti in parole povere, è un po' come dire che il piano Marshall divenne un cavallo di Troia per poter penetrare a livello europeo, garantirsi il mercato europeo e condizionare gli apparati produttivi dei paesi dell'Europa. Fu lo stesso sottosegretario statunitense per gli affari economici, Will Clayton, a dichiarare i reali motivi però che si nascondevano dietro questa concessione di aiuti con il piano Marshall. Ammettiamo apertamente, disse in difesa degli aiuti esteri, che abbiamo bisogno di mercati, grandi mercati, nei quali comprare e vendere. In sostanza, dunque, l'intenzione non è quella di aiutare i paesi in difficoltà, ma piuttosto di ricompensare le multinazionali che in un qualche modo ottengono direttamente i contanti dal piano Marshall, mentre il governo acquista un'enorme influenza sul piano europeo. Lo stesso Clayton pubblicizzò il piano Marshall come il trionfo della libera impresa e un'altra sua dichiarazione fu che se allora il comunismo, che era quello il grande nemico, oggi lo è l'Islam costruito artificialmente, allora lo era altrettanto, diciamo, costruito mediaticamente dal punto di vista della propaganda, il comunismo, appunto Clayton diceva che se il comunismo arriva in Europa, la situazione che affronteremo in questo paese sarà molto grave. Dovremmo, dice Clayton, riordinare e riadattare la nostra intera economia in questo paese se perdessimo il mercato europeo. Quindi questi sono gli interessi che si nascondono dietro. Viste le spinte interne, successivamente Truman organizzò un nuovo ufficio, l'Amministrazione per la Cooperazione Economica, ECA, per distribuire ovviamente gli aiuti del piano, ed era composta questa ECA dai vertici dei maggiori interessi delle corporation industriali che beneficiarono chiaramente degli aiuti del piano. Il piano Marshall giocò un ruolo fondamentale anche per la fondazione della Comunità Economica Europea, che poi negli anni si sviluppò fino a diventare Unione Europea ed ora Unione Europea Monetaria. Attenzione! Furono concessi ben 13 miliardi di dollari, in larghissima parte appunto sotto forma di prestiti con interessi da dover restituire, ai paesi europei che si riunirono nella Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, la OCEE, che divenne immediatamente la creazione, diciamo, il terreno per la creazione di quella che poi fu la CEE, la Comunità Economica Europea. La OCEE aveva il ruolo di distribuire i prestiti dagli Stati Uniti, mentre l'ECA, cioè l'Agenzia degli Stati Uniti di cui ho parlato prima, che era composta dai rappresentanti delle lobby delle grandi industrie, si occupò della vendita diretta dei beni statunitensi a questi paesi, che ovviamente la vendita avveniva in dollari. In maniera ancora più diretta e più chiara, dal 1950 la OCEE fornì la cornice per le negoziazioni non solo delle condizioni dell'area di libero scambio europea, ma più propriamente per l'istituzione della CEE. Questo è il seme dell'attuale Europa. Ora, seguendo i vari passaggi di questi cosiddetti aiuti, ma in realtà prestiti, del piano Marshall, risulta
ancora più evidente, ancora smaccatamente evidente, il peccato originale di questa Europa, che non è nata solo basandosi, diciamo, sul pilastro essenziale dell'economia, quanto piuttosto per soddisfare gli appetiti delle multinazionali, di queste grandi imprese statunitensi. A partire dal piano Marshall, quindi, appare evidente che gli aiuti sono stati concessi non per salvare i paesi in difficoltà, ma insomma in un qualche modo per garantire l'infa, per garantire la sopravvivenza e l'espansione appunto delle multinazionali statunitensi. E ancora oggi il meccanismo è lo stesso, e la Grecia ce lo dimostra apertamente con ciò che la Troica spaccia per aiuti. Si tratta di prestiti e quindi debiti pesantissimi da ripagare, per dei finanziamenti che sono concessi prevalentemente per alimentare i grandi gruppi bancari. E per ottenere questi aiuti la Grecia deve cedere di tutto alle lobby internazionali, dalla gestione del sistema idrico all'industria mineraria, a quella petrolifera, ai porti, gli aeroporti, le infrastrutture, persino il sistema di difesa ellenico. Sarebbe dunque il momento di imparare la lezione dalla storia, creando nuove relazioni con altri paesi all'interno dell'Europa, ma anche con paesi al di fuori dell'Europa e degli Stati Uniti, che possono creare un'interconnessione, una nuova rete di rapporti e di scambi commerciali e geopolitici. Ma soprattutto, quando sentiamo parlare di aiuti da parte della BCE, della Banca Centrale Europea, piuttosto che del Fondo Monetario Internazionale, non rincorriamo le sirene che ci dicono che questi aiuti sono necessari e quindi fondamentalmente andiamo ad impiccarci con nuovi debiti. Basta! Si abbia il coraggio e la forza di guardare cosa c'è all'interno della pancia del cavallo di Troia e di gridare: no grazie, non vogliamo essere aiutati.